Va bene, dunque questa seconda parte riprende in chiave un pochino più fondamentale il discorso sulla spiritualità di Chiara Lubich, in qualche modo cercando di affrontare un po' una tavola delle categorie che appunto il movimento riconosce come caratterizzanti la spiritualità espressa da Chiara Lubich, che abbiamo visto dapprima nella cifra della dimensione comunitaria in vista dell'unità, tratteggiata da quel passaggio, da quel verso di Giovanni 17:21, ut omnes unum sint, perché siano una sola cosa in noi. E in Chiara Lubich la spiritualità dell'unità non è mai una semplice formulazione di un progetto maturato nella sua mente, di una riflessione, di uno spunto di teologia spirituale. È piuttosto una spiritualità che richiede immediata adesione, decisa e concreta, perché quello che è il criterio è che bisogna che qualcosa susciti vita. Nello splendore della storia della Chiesa, dei suoi santi, delle sue comunità, una nota è sempre risultata costante, è la persona singola che va a Dio. Ecco. Questo rimane vero, abbiamo visto anche nella spiritualità dell'unità, nel senso che l'esperienza che il singolo fa con Dio e in Dio è unica e irrepetibile. Tuttavia c'è quella dinamica del castello esteriore, la spiritualità portata dal carisma dell'unità, così come Chiara l'ha vissuta, accanto a questa indispensabile esperienza spirituale di interiorità, accentua la dimensione comunitaria della vita cristiana. Ecco. Cioè, non è certo una novità assoluta, il Vangelo è eminentemente comunitario, e tuttavia ha una sottolineatura profondamente singolare nell'esperienza focolarina. Chiara Lubich punta appunto ad una spiritualità comunitaria la quale trova alcuni punti cardine che adesso andremo svolgendo cercando anche di inserirli nella esperienza folgorante iniziale della spiritualità di Chiara. Ecco. Un primo punto è: Dio è amore. Dio amore. Chiara Lubich e le sue prime compagne, nell'infuriare della guerra, avevano preso l'abitudine, abbiamo sentito, di ritrovarsi nei rifugi antiaerei appena suonava la sirena che annunciava un nuovo bombardamento. Troppo forte era il desiderio delle ragazze di Trento di stare insieme, di scoprire nuovi modi per vivere il cristianesimo, di mettere in pratica il Vangelo, dopo quella folgorante intuizione che le aveva portate a mettere Dio amore al centro dei loro interessi, al centro unico e assoluto della loro giovane vita. Chiara dirà: ogni avvenimento ci toccava profondamente, dirà retrospettivamente. La lezione che Dio ci offriva attraverso le circostanze era chiara. Tutto è vanità delle vanità, tutto passa, ma contemporaneamente Dio metteva nel mio cuore per tutte una domanda e con essa la risposta. Ma ci sarà un ideale che non muore, che nessuna bomba può far crollare e a cui dare tutte noi stesse? Sì, Dio, Dio amore,
decidemmo di fare di lui l'ideale della nostra vita. E allora, a 50 anni di distanza, nel 2000, Chiara scrive: Dio che in mezzo al furore della guerra, frutto dell'odio, sotto l'azione di una grazia particolare, si manifestò per quello che egli veramente è, amore. La prima idea forza su cui lo spirito ha costruito questa spiritualità è stata dunque: Dio è amore. E continua: le circostanze gioiose e dolorose acquistano un nuovissimo significato. Tutto è previsto e voluto dall'amore di Dio. Nulla può più farci paura. È una fede questa esaltante, che fortifica, che fa esultare, è una fede che fa piangere chi la sperimenta le prime volte. È un dono che ci fa gridare: noi abbiamo creduto all'amore. Con la scelta di Dio, che è amore, come ideale di vita, viene posto il primo cardine, la prima esigenza di quella nuova spiritualità che era sbocciata nei nostri cuori. Avevamo dunque trovato colui per cui vivere, Dio amore. E questa è una prima forte categoria. Ma questa viene connessa quasi in una catena a quest'altra intuizione: fare la volontà di Dio. La volontà di Dio, appunto. Quale doveva essere l'atteggiamento da avere per dimostrare a Dio che era proprio Lui il centro di ogni interesse? Ecco, Chiara e le sue prime compagne si domandavano in effetti come mettere in pratica il nuovo ideale di vita. Dio è amore. Apparve ben presto quasi ovvio che dovevano a loro volta amare Dio. Non avrebbe avuto alcun senso una vita che non fosse stata in qualche modo attratta come una fiamma da un infinito braciere, e quindi il Dio amore, al Dio amore deve subentrare un amore che risponde all'amore, un amore con la A minuscola che corrisponde all'amore con la A maiuscola. E parve appunto a Chiara e alle consorelle un grande sublime dono quello di avere la possibilità di amare Dio, al punto che ripetevano spesso: non è tanto che si debba dire dobbiamo amare Dio, ma poterti amare Signore, poterti amare con questo piccolo cuore. Si ricordarono allora che nel Vangelo una frase non lasciava e non lascia scampo a chi voglia condurre una coerente vita cristiana: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Fare la volontà di Dio, che costituisce la possibilità che tutti loro avevano di amare Dio. E così Dio e la sua volontà coincidevano. Fare la volontà di Dio, dirà Chiara, non significa soltanto rassegnazione, come spesso si intende, ma è la più grande avventura divina che possa toccare una persona, quella di seguire non la propria meschina volontà, non i propri limitati progetti, bensì Dio, e realizzare il disegno che Egli ha per ogni suo figlio. Disegno divino, impensabile, ricchissimo. Fare la volontà di Dio è stata per noi la scoperta di una via di santità fatta per tutti. La volontà di Dio, giacché la può vivere ciascuno, ognuno, in qualsiasi luogo, situazione o vocazione si trovi, può essere la carta d'accesso delle folle alla santità. Fare la volontà di Dio per amarlo è quindi il secondo cardine della nostra spiritualità dell'unità. E poi abbiamo la parola, il Vangelo. L'avventura dell'unità avviata da Chiara aveva un solo testo, il Vangelo, la parola di Dio. Per loro, per lei e per le sorelle,
della prima ora, solo nelle pagine del Vangelo esisteva quella vita che portava a Dio. Fu in quel periodo che non a caso prende corpo una pratica, peraltro già intuita da Chiara quando ancora era maestrina, che diventerà generalizzata per tutto il mondo focolarino e non solo, cioè la pratica della parola di vita, che è quella circolare in cui appunto da un versetto del Vangelo viene proposta in una pagina una meditazione che deve accompagnare appunto mensilmente la vita dei focolari. Vivevano una frase del Vangelo e nella novità per quel tempo consisteva nel fatto che Chiara e le sue prime compagne, per stimolarsi reciprocamente, per crescere insieme, si raccontavano i frutti che il vivere la parola aveva provocato nelle loro vite. Così scriveva Chiara, siamo sempre nei tempi di guerra. Ogni qualvolta suona la sirena dell'allarme aereo, possiamo portare con noi nel rifugio solo un piccolo libro, il Vangelo. Lo apriamo, potremmo dire a caso, lo apriamo, e quelle parole, pur già tanto conosciute per il nuovo carisma, si illuminano come se sotto si accendesse una luce, ci infiammano il cuore e siamo spinte a metterle subito in pratica. Tutte ci attirano e cerchiamo di viverle ad una. Io leggo ad esempio per tutte, ama il prossimo tuo come te stesso. Il prossimo, dov'era il prossimo? Era lì, vicino a noi, in tutte quelle persone colpite dalla guerra, ferite, senza vestito, senza casa, affamate, assetate. E immediatamente ci dedichiamo ad esse in molti modi. Leggiamo nel Vangelo, date e vi sarà dato. Diamo, diamo, ed ecco ogni volta al ritorno. Vi è una sola mela in casa quel giorno, la diamo al povero che chiede e vediamo in mattinata arrivarne, magari da un parente, una dozzina. Diamo pure quelle ad altre che chiedono e in serata ne arriva una valigia. Così, sempre così. E allora ecco un altro anello della catena, il fratello. L'avventura delle ragazze di Trento, riunite attorno a Chiara, non poteva lasciare indifferente la popolazione della città, allora di poche decine di migliaia di abitanti, né tantomeno la chiesa che è in Trento. Il comportamento delle ragazze nella casetta di Piazza Cappuccini, sede del primo focolare, sbalordiva grandi e piccoli in quel modesto appartamento. I poveri erano di casa. Addirittura il problema sociale della città, dissanguata dalla guerra, era un problema che le ragazze sentivano sulle loro spalle. Credevano addirittura di riuscire a risolverlo, semplicemente credendo alla verità delle parole del Vangelo, amando il fratello uno dopo l'altro. Scriveva Chiara, fra tutte le parole ci furono subito sottolineate dal nostro carisma quelle riguardanti specificamente l'amore evangelico verso il prossimo e non solo verso i poveri. Quando abbiamo letto nel Vangelo che Gesù aveva detto ogni volta che avete fatto questo a me, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, e si intende tutti, l'avete fatto a me. Allora il nostro vecchio modo di concepire il prossimo e di amarlo è crollato. Se Cristo era in qualche modo in tutti, non si potevano fare discriminazioni, non si potevano fare preferenze. Sono saltati all'aria i concetti umani che classificano gli uomini. Connazionale o straniero, vecchio o giovane, bello o brutto, antipatico o simpatico, ricco o povero, Cristo era dietro ciascuno. Cristo era in ciascuno. E un altro Cristo era realmente ogni fratello. O un altro Cristo, o un Cristo in fieri, se ancora lontano da Lui. Ma questo
porta poi a riflettere su un altro aspetto che è costituito dall'amore reciproco. Il Vangelo che Chiara Lubich e le sue compagne leggevano nei rifugi era una continua scoperta, era un libro che loro in fondo prima non conoscevano. Nessuno gliene aveva mai parlato in questi termini. Gesù agisce sempre da Dio. Per poco che dai, ti stracarica di doni. Sei sole, ti trovi circondata da mille padri, madri, fratelli, sorelle, di ogni ben di Dio che poi distribuisci a chi non ha nulla. Così per tutte loro si consolidava la convinzione, perché basata sull'esperienza, che non esistesse situazione umana problematica che non trovasse una risposta esplicita o implicita nel Vangelo che riportava parole di cielo. Gli aderenti nel movimento nascente si immergevano in esse, se ne nutrivano e si rievangelizzavano e sperimentavano che quanto Gesù diceva e prometteva si verificava immancabilmente in una reciprocità di rapporti e di amore. La guerra continuava, scriveva Chiara, i bombardamenti si susseguivano, i rifugi non erano sufficientemente riparati, si affacciava la possibilità di comparire ben presto davanti a Dio. Tutto ciò faceva nascere nel nostro cuore un desiderio, mettere in pratica in quei momenti che potevano essere gli ultimi della nostra vita, quella volontà di Dio che a lui più stava a cuore. Ci siamo ricordati allora del comandamento che Gesù dice suo e nuovo. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E poi ancora un altro ricordo, un giorno nel primo focolare prelevammo le nostre poche povere cose dall'armadio e le ammucchiammo nel centro della stanza per poi dare a ciascuna quel poco che le era utile e superfluo ai poveri, pronte a mettere lo stipendio in comune e tutti i piccoli e grandi beni che avevamo avremmo avuto, pronte a mettere in comune anche i beni spirituali. Lo stesso desiderio di santità era stato posposto nell'unica scelta, Dio che escludeva ogni altro obiettivo ma includeva ovviamente la santità che lui aveva pensato per ciascuno di noi. Ma appunto noi non parleremmo della spiritualità del focolare se non richiamassimo un'altra categoria decisiva, Gesù Eucaristia. L'Eucaristia ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di Chiara e del movimento, nella vita di Chiara fin dall'infanzia, l'abbiamo sentito dalle parole nel filmato. La sua vita personale, quella delle sue prime compagne, così di tutto il movimento, è stata marcata dall'Eucaristia. E non potrebbe essere che così, se si pensa che Gesù Eucaristia è l'anima, il cuore della vita stessa della Chiesa. L'azione dello Spirito Santo provocava in Chiara, per il carisma dell'unità che le è proprio e nelle sue prime compagne, una forte attrazione a Gesù nell'Eucaristia, al punto che non vedevano l'ora di recarsi a messa per condividere con lui tutta la loro vita. E quando cominciarono a viaggiare per l'Italia, dal finestrino del treno cercavano nel paesaggio i campanili delle chiese e si voltavano verso di essi. Lì c'era l'Eucaristia, lì c'era il loro amore. Esiste un intreccio meraviglioso tra Eucaristia e spiritualità dell'unità. Così si esprime Chiara sul mistero eucaristico. Il fatto che il Signore, per dare inizio a questo movimento vasto, ci abbia concentrato sulla preghiera per l'unità, significa che egli ci doveva spingere con forza verso colui che solo la poteva aiutare, Gesù nell'Eucaristia. Infatti, come i bambini appena nati si nutrono al seno materno istintivamente, senza sapere quello che fanno, così sin dall'inizio del movimento si è notato un fenomeno.
chi si avvicinava e incominciava a frequentare la comunione ogni giorno. Compito dell'Eucarestia è di farci Dio per partecipazione. Mescolando le carni vivificate dallo Spirito Santo, vivificanti del Cristo con le nostre, ci divinizza nell'anima e nel corpo. La Chiesa stessa si potrebbe definire l'uno provocato dall'Eucarestia, perché è composta da uomini e donne divinizzati, fatti Dio, uniti al Cristo che è Dio e fra loro. Ma una cifra che abbiamo ricordato, centrale, culminante, è senz'altro quella dell'unità. Una spiritualità di comunione è la via nuova, dichiara Lubich, che nasce dal Vangelo. Ma quali le sue caratteristiche? Nel 44, nel mese di maggio, nella cantina oscura nella quale Natalia, nel seminterrato della casa della sua famiglia, aveva trasferito la sua stanza per proteggersi dagli eventuali bombardamenti, al lume di una candela, Chiara e le sue amiche di Trento leggevano il Vangelo, quale era la loro abitudine. Lo aprirono a caso e capitarono sulla preghiera di Gesù che pronuncia prima di morire: Padre, che tutti siano una cosa sola. È questo testo evangelico straordinario e complesso, il testamento di Gesù. In quell'epoca forse era un po' dimenticato perché è misterioso ai più, ma in quel passaggio giovanneo sarebbe potuto sembrare non facile per ragazze come Chiara, Natalia, Doriana e Graziella, fino a che non intuirono che quella sarebbe stata la loro parola evangelica, unità, fino a che si esprimono anche o l'unità o la morte. Scriverà Chiara nel 2000, un giorno mi trovavo lì con le mie compagne e aprendo il piccolo libro lessi Padre che tutti siano una sola cosa. Era la preghiera di Gesù prima di morire. Per la sua presenza fra noi e per un dono del suo spirito mi parve di capire un po' quelle parole difficili e forti. Mi nacque in cuore la convinzione che per quella pagina del Vangelo fossimo nate per l'unità, cioè per contribuire all'unità degli uomini con Dio e con loro. Altra cifra che abbiamo già incontrato è quella di Gesù abbandonato. Nell'estate del 49 Gino Giordani raggiunge Chiara, che si è recata per un periodo di riposo a Premiero sulle montagne del Trentino, e insieme alla comunità vivono intensamente il passaggio del Vangelo sull'abbandono di Gesù. Il 12 luglio Chiara scrive Gesù abbandonato. L'importante è che quando passa noi stiamo attenti a sentire quello che ci vuole dire, perché ha sempre cose nuove da dirci. Gesù abbandonato ci vuole perfetti. È l'unico maestro ed egli si serve di tutte le circostanze per plasmarci, per smussare gli angoletti del nostro carattere, per santificarci. L'unica cosa che dobbiamo fare è prendere tutte queste voci delle circostanze come voce sua. Tutto ciò che succede attorno a me succede per me, è tutta un'espressione corale dell'amore di Dio, quindi una visione fortemente provvidenzialistica. Sin dall'inizio, scriverà Chiara nel 2000, si è capito che il tutto ha un'altra faccia, che l'albero ha le sue radici. Il Vangelo ti copre d'amore ma esige tutto. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto, dice Giovanni al capitolo 12. Né la personificazione Gesù crocifisso, il cui frutto è stata la redenzione dell'umanità. Gesù crocifisso. In un episodio di quei primi mesi del 44 abbiamo una nuova comprensione di Lui. In una circostanza veniamo a sapere che il più grande dolore che Gesù ha sofferto
Quindi il suo più grande atto d'amore è stato quando in croce ha sperimentato l'abbandono del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dice Chiara, siamo profondamente toccati da questo e la giovane età, l'entusiasmo, ma soprattutto la grazia di Dio ci spingono a scegliere proprio Lui nel suo abbandono quale via per realizzare il nostro ideale d'amore. Ma appunto già abbiamo ricordato un'altra categoria che va messa insieme quasi fosse un caleidoscopio, una tavola delle categorie, Maria. Maria, la madre di Dio, è stata presente nella vita del movimento fin dagli inizi e ancor prima, come testimonia l'episodio di Loreto del 39, allorché Chiara Lubich si recò in visita alla casetta della famiglia di Nazareth. Chiara, innumerevoli volte, ricordò un episodio accadutole quando sotto una terribile bombardamento che poteva essere per lei e per le sue prime compagne fatale, ricordò di aver percepito personalmente qualcosa che riguardava Maria. Coperta di polvere che invadeva tutto il rifugio, alzandomi da terra quasi miracolata in mezzo alle urla dei presenti, ho detto alle mie compagne, ho provato un acuto dolore nell'anima. Ora, mentre eravamo in pericolo, quello di non poter più recitare qui in terra l'Ave Maria. Allora non potevo afferrare il senso di quelle parole, di quella sofferenza. Era forse esprimere inconsciamente il pensiero che, rimanendoci la vita con la grazia di Dio, avremmo potuto rendere gloria a Maria con l'opera che stava per nascere. E nel 2000 scriverà Chiara, Maria aveva usato per il nostro movimento la stessa maniera utilizzata con la Chiesa, tenersi nell'ombra per lasciare tutto il risalto a chi lo doveva avere, cioè il figlio suo che è Dio. Ma quando giunse il momento del suo ingresso, per così dire ufficiale, nel nostro movimento, ecco che lei si mostrò, o meglio Dio ce la svelò, grande in proporzione di quanto aveva saputo scomparire. È stato nel 49 che Maria disse al nostro cuore veramente qualcosa di sé. È stato quello un anno di grazie particolari, forse un periodo illuminativo della nostra storia. Si capì che Maria, incastonata come rara e unica creatura nella Santissima Trinità, era tutta parola di Dio, era tutta rivestita da essa. E se il Verbo, la parola, è la bellezza del Padre, Maria, sostanziata di parola di Dio, era di una bellezza incomparabile. Ma un'altra cifra è quella della Chiesa. Ancora negli anni 40, agli albori del movimento, un giorno il vescovo di Trento mandò a chiamare le ragazze. Chiara era in pensiero, non conoscendone il motivo. Le giovani si erano perciò presentate nell'imponente edificio del Vescovado in Piazza Fiera dopo lunghe preghiere. Avevano esposto quello che stavano realizzando nella città, nei fatti, una vera rivoluzione che cresceva nelle loro mani, quasi senza che se ne rendessero conto. Erano tutte tuttavia pronte, abbiamo sentito, per loro esplicita missione, anche a distruggere tutto quando si era costruito in quei mesi favolosi, se egli l'avesse solo desiderato. Nel Vescovo, dicevano, è Dio che parla. E Dio solo importava null'altro. Monsignor Carlo De Ferrari, stimmatino, aveva in quell'occasione ascoltato Chiara, le sue prime compagne, aveva sorriso loro e aveva pronunciato semplicemente una frase che rimarrà appunto negli annali. Qui c'è il dito di Dio. E quindi ecco che per il focolare diventa centrale la categoria della Chiesa. La Chiesa per Chiara e le sue prime compagne che lasciavano casa e beni appunto per
questa causa del movimento era una realtà sulla cui esistenza e importanza si aveva solo certezza. Nel tempo la spiritualità dell'unità portò a concepire la Chiesa essenzialmente e fondamentalmente come comunione. Così nel 2000 una parola del Vangelo ci colpisce in modo particolare, è sempre di Gesù: chi ascolta voi, ascolta me. Il carisma ci introduceva in modo tutto nuovo nel mistero stesso della Chiesa, vivendo noi stessi da piccola Chiesa. Anticipando di molti anni la definizione conciliare di Chiesa comunione, la spiritualità dell'unità faceva sperimentare e capire cosa significa essere Chiesa e viverla con maggior coscienza. Si capiva che era logico che fosse così per la stessa presenza di Cristo fra noi. Abbiamo ancora due categorie: lo Spirito Santo è indubbiamente un Dio sconosciuto, così dice Chiara, lo Spirito Santo. Molto se ne parla, ma pochi sanno chi sia, come agisca, di quale bellezza e di quali fantasie divine sappia rivestirsi, anche senza manifestarsi direttamente. Chiara Lubich e le sue prime compagne avvertirono che egli era all'opera fin dai primi palpiti di vita del movimento. Un Dio, per così dire, che si è tenuto nascosto con somma cura, insegnando loro cos'è l'amore, lui che lo impersona, lui il comunicatore, l'amore tra il padre e il figlio, lui il soffio leggero. Scrive Chiara: abbiamo assistito in tutta la nostra nuova vita, giorno dopo giorno, alla sua azione, a volte dolce, a volte forte, a volte violenta persino, e non ci siamo quasi accorti di lui. Ma dalla prima scelta di Dio amore, alla luce che illuminava le parole del Vangelo, dalla rivelazione di Gesù abbandonato, alla gioia, alla pace, alla luce che sentivamo sgorgare nei nostri cuori, vivendo il comandamento nuovo, non era altro che lo Spirito Santo all'opera. Viene veramente da dire che si potrebbe riscrivere la storia del movimento attribuendola tutta allo Spirito Santo. Solo ora vediamo infatti come egli sia stato il grande protagonista della nostra avventura, colui che ha mosso ogni cosa. Lo Spirito Santo è il dono che Gesù ci ha fatto perché fossimo uno come lui e il Padre. Senz'altro lo Spirito Santo era in noi anche prima, perché cristiani, ma qui c'è stata una nuova illuminazione, una sua nuova manifestazione dentro di noi, che ci fa partecipi e attori di una nuova Pentecoste, assieme a tutti i movimenti ecclesiali che fanno nuovo il volto della Chiesa. E ultima, ma soltanto in senso cronologico, non logico, la categoria di Gesù in mezzo. Forse niente spiega meglio l'esperienza che le focolarine fecero fin dall'inizio: vivere, cioè ben presto, come ben presto impararono a dire, con Gesù in mezzo a loro, in mezzo a loro. Quanto le parole dei discepoli dopo l'incontro con il Signore risorto ad Emmaus: non ardeva forse il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via? Gesù è sempre Gesù, e anche se è solo spiritualmente presente, quando lo è, spiega le scritture, e arde nel petto la carità di Cristo, la vita. Fa dire con infinita nostalgia, quando lo si è conosciuto: resta con noi, Signore, perché si fa sera. L'esperienza dei discepoli di Emmaus è essenziale per tutti coloro che si riferiscono alla spiritualità nell'unità, perché tutta ha valore nel movimento se non si cerca e si ricerca la presenza promessa da Gesù in mezzo ai suoi: dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Una presenza che vivifica, che allarga gli orizzonti, che consola, che stimola la carità e la verità. E allora, scriveva Chiara, dove due o più
queste parole divine e misteriose, spesse volte nella loro attuazione ci sono apparse meravigliose, dove due o più, e Gesù non specifica chi, egli lascia l'anonimato, dove due o più, chiunque essi siano, due o più peccatori pentiti che si uniscono nel nome suo, due o più ragazze come eravamo noi, due di cui uno è grande e l'altro piccolino, dove due o più, e nel viverle abbiamo visto crollare barriere su tutti i fronti, dove due o più di patrie diverse crollavano i nazionalismi, dove due o più di razze diverse crollavano il razzismo, dove due o più anche tra persone che di per sé sono sempre state pensate opposte per cultura, classi, età. Tutti potevano, anzi dovevano unirsi nel nome di Cristo. Ecco, io spero che da questa cavalcata che abbiamo fatto di categorie emerga appunto come l'esperienza spirituale di Chiara del movimento sia come una tavolozza, per cui si trovano appunto questi colori che mescolati tra loro danno poi vita a vari affreschi per segnare le fasi della vita del movimento. Ecco. Mi sembra di poter dire che da questo punto di vista questa appunto sinfonia che si è creata, mostrando anche il ritorno di temi, illustri sufficientemente il tipo di spiritualità di Chiara Lubich, ecco, sicuramente espressa dalla cifra dell'unità, ma in qualche modo colorata appunto di tutte queste ulteriori categorie che stanno a specificare appunto un singolare modo di vivere l'esperienza cristiana.